Buongiorno a tutti signori e signore. Oggi volevo chiarire una volta per tutte il discorso della vendita per corrispondenza. Bene, allora. Mi è capitato molte volte che un utente, anche un mio iscritto, ha chiesto se è possibile spedire, ovvero acquistare una pistola da potenziata per corrispondenza, ovvero se è possibile spedirla tramite posta oppure tramite corriere. La mia risposta è no. A questa risposta io sicuramente, cioè queste domande che mi hanno fatto, ho perso sicuramente avrò perso il conto quante volte l'ho ripetuto. Non solo i miei iscritti, ma anche utenti non iscritti sul mio canale. Io spero di chiarire una volta per tutte, dopodiché io non dico più niente. Cioè, lo dico oggi, che oggi per me è una giornata pacifica, tolgo il dubbio a tutti quanti, così non ripeterò più la stessa risposta. Allora, innanzitutto acquistare un'arma depotenziata per corrispondenza è un reato, il che significa che qui in Italia è severamente vietato. Allora, praticamente l'articolo 7 del decreto ministeriale 362/2001 impone al commerciante l'obbligo di identificare l'acquirente che, tra virgolette, deve essere maggiorenne. Chi deve comprare un'arma depotenziata 4,5 mm con potenza inferiore a 7,5 joule deve essere innanzitutto maggiorenne, quindi il commerciante ha l'obbligo di identificare l'acquirente e di annotare gli estremi del documento di identificazione sul registro delle operazioni giornaliere. Infatti, quando andate in armeria per acquistare un'arma depotenziata inferiore a 7,5 joule, dovete mostrare un documento di riconoscimento in cui l'armiere o commerciante o chi cazzo è annota sul registro l'arma depotenziata venduta, nome, cognome, numero di matricola e catalogo nazionale. Ora, la vendita per corrispondenza comunque può avvenire ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 aprile 1975 numero 110. Cioè, la vendita per corrispondenza la possono fare i commercianti, tra commercianti e commercianti, nel senso spedizione di tale arma depotenziata tramite armeria e armeria. Quindi armeria A può spedire un'arma depotenziata all'armeria B, quindi tramite armeria si può fare, ma tra privati no. Quindi a favore di operatori commerciali. Una volta annotata l'operazione di vendita sul registro delle operazioni giornaliere, la consegna materiale dell'arma all'acquirente privato potrà avvenire anche a mezzo spedizione. Poi, un'altra cosa importante è di stare anche attentissimi anche l'acquisto tramite privati, perché io, essendo un cittadino privato, vendo un'arma a un altro cittadino privato, perché magari, cioè, la vendita tra privati si può fare, però si deve scrivere sempre una dichiarazione come avete fatto in armeria, e quindi si dichiara di aver venduto questa arma depotenziata a numero di matricola con numero di catalogo nazionale al signor Rossi. Insomma, questo si può fare tramite privati, però per spedirla no, ci vuole per forza la spedizione tramite armeria, come ho detto. Ovviamente magari l'armiere o il commerciante vorrà un compenso, poi quello ve la vedete voi. Un'altra cosa importante è anche di stare attenti, perché magari se uno vi vende un'arma depotenziata dovete anche stare attenti a aprire gli occhi
e di fare un'ispezione dell'arma, non nel senso se le condizioni dell'arma sono buone, ma bisogna vedere, verificare se l'arma è catalogata, perché questa è la cosa importante. State attenti alle pistole depotenziate, perché possono essere pure, come ad esempio, pistole fantasma, nel senso che magari non c'è il numero di matricola e non c'è il numero di conformità nazionale. Allora, una pistola depotenziata deve avere innanzitutto il numero di matricola, che è questo qui, poi deve avere la punzonatura, ovvero la F che si trova all'interno del pentagono, perché questa sarebbe la punzonatura F all'interno del pentagono, e poi la scritta CN e poi 58, che è il numero di catalogo della pistola. CN, quindi conformità nazionale. Quindi questi sono gli elementi sufficienti per vedere che l'arma è catalogata e ha un numero di matricola. Se invece non ha la scritta CN, vuol dire che è un'arma importata all'estero, e questo non potete permettervelo, perché passerete seri guai. Ora, spero che sono stato abbastanza chiaro nel discorso e spero di non poterlo ripetere più, ma ne dubito, perché sicuramente la prossima volta che qualcuno mi fa una domanda del genere sulla spedizione per armi per corrispondenza, io vi manderò il link dove spiego tranquillamente, perché io mo mi sono scocciato di perdere tempo a scrivere su una tastiera le stesse cose. Vabbè, comunque signori, in questo mese ho lavorato un bel po' per voi e posso dirvi che forse ci saranno delle bellissime novità per eventuali futuri video. Spero che continuate a seguirmi, perché ci sono un paio di sorpresine che ho da presentarvi. Saluti e a tutti quanti, Mister 92FS, recensioni armi e non solo.